Allora, buongiorno, oggi è domenica, eh, 8 ottobre. Stiamo entrando nel periodo importante, caldo, mh, per quanto riguarda tutto quello che ci eravamo detti negli ultimi mesi, cioè se questi grafici stanno facendo una preparazione di fronte a un eventuale eh, processo distributivo iniziato nel 2021, se cioè... Cioè, eh? Io ve l'ho sempre detto, io ho un'inquietudine addosso a vedere questi grafici, da, da mesi che lo dico, io sono inquieto perché secondo me sta per venire fuori una notizia di una certa portata che potrebbe essere e eh, non relativa. Io l'ho sempre pensata relativa al conflitto russo ucraino poi quando ho capito che i Russia andava avanti bene così. Non può un, un uh, so, eh, cioè non considerata più. Poi ho pensato, chissà, qualche nuova pandemia, chissà cosa si, si inventava in Occidente. Invece. E invece il, il cerino con eh, il propano intorno era nella striscia di Gaza. Ora l'indice israeliano sta perdendo il 7% oggi perché la domenica loro aprono essendo sabato festa e, e i weekend degli indici sui G quotati stanno facendo una bella, un bello shortone che non, ha, non rappresenta niente perché è, una, è un mercato virtuale però storicamente eh, quando ci fu per esempio il tentativo di Prigosin del, del colpo di Stato a Mosca e, mh, la sentirono, poi recuperarono in giornata perché si, eh, si, si manifestò, si, si, si riassunse in un blef. E alla fine eh, recuperarono, però vo le volte che hanno fatto questo lavoro, qui generalmente poi alla fine ne prendono atto con il Future in apertura stasera a mezzanotte. E. Mh, è una pentola a pressione quel posto lì però l'indice israeliano, guardarlo bene qui si fa un po' di analisi tecnica, grafica, perché sappiamo che i grafici, bene o male, come è successo come mi è successo a me poco prima dell'11 settembre quando ci fu uno, uno, una vendita complessiva della Manic Re, di tutti gli assicuratori e l'indice fece un 2-3 short verso i primi di settembre del 2001, ce lo ricordiamo bene perché me lo ricordo molto bene quel periodo lì anche l'indice israeliano, bene o male, qualche cosina ci ha detto, eh, ci aveva detto che aveva una trend line long, di accelerazione long dal 2020, il tutto in un trend long iniziato nel 2022, che aveva praticamente, secondo i calcoli di eh, De Lorenzo, praticamente. <coughs> aveva esaurito la sua forza praticamente intorno a agosto 2022. Diciamo, questo è il trend generale, c'è stata poi la trend dell'anno ripida, c'è stato uno short mh, quasi non in linea con quello che abbiamo visto nei nostri indici intorno a maggio 2023, perché i nostri indici, ricordiamoci che questa è una borsa occidentale fondamentalmente, eh? i nostri indici avevano visto un rialzo continuo nei primi semestri, del 2023, invece, l'israeliano, stranamente a un certo punto, ha iniziato a scendere a rompere questa trend linea ripida, a testarla. E adesso, questo è il mese di adesso, questo menzino, eh, è il mensile, ha iniziato praticamente a fare questo shot. Che secondo me non è definitivo, perché potrebbe fare uno rimbalzone. Per poi, semmai, eh, ritornare, tale recuperando un po' questa zona qui, perché praticamente qua si tratterebbe di un'uscita da una congestione mensile, che è questa qui, alla fine di una 3D range mensile che finirebbe con la candela 20 il mese prossimo. Quindi è da vedere e da, da seguire tutto questo discorso. A giudicare dal grafico la situazione laggiù pare molto grave e, e, e la consapevolezza che ci fosse un problema era una consapevolezza molto, molto. Eh, cioè, effetto sorpresa la possono raccontare solo i giornali. E praticamente l'impennata di volumi dal 2022 eh, fa capire che qualcuno si stava velocemente liberando, abbastanza di corsa, soprattutto nel periodo di maggio 2023 di tutto quello che poteva liberarsi per poi dopo su settimanale vediamo fare dentro la congestione mensile questo lavoro qua che potrebbe essere importante probabilmente un uncino di recupero dopo la rottura di tutto questo lavoro qui potrebbe portarci al eh, prossimo mese e vedere in questo caso la situazione il Dele anche ben o male l'ha raccontata la storia eh, con delle Punti di volume sui massimi, quindi il processo distributivo pare che sia stato governato molto bene. Pochi volumi sul rialzo, e poi a un certo punto hanno iniziato a pesciare sull'acceleratore. Quindi, probabilmente qualcosina in ballo, qualcuno lassù, sapeva. E quindi questa cosa qui ora la monitoriamo perché lui praticamente ci darà un po' il senso perché io credo molto nella finanza che. Ci, eh, ci delinea un po' lo scenario perché sappiamo bene che l'attacco russo in non ha prodotto poi quel, quel, quel crollo finanziario che tutti paventavano nel febbraio 2022, anzi, è stato respinto con un rialzo con poi vari minimi, però poi alla fine con un rialzo abbastanza deciso, soprattutto negli indici europei. Vediamo se qua. Eh, rimane eh, la cosa prende una brutta piega e tutto il resto tenete presente che eh, dal punto di vista finanziario se questa cosa non è orchestrata eh, e quindi quello che sta succedendo non è nient'altro che un tentativo di orchestrare un nuovo nastro, un nuovo cinema di rifinanziamento a, a spese del pubblico per armare un altro paese dopo l'Ucraina eh, il problema è serio perché vuol dire che allora in questo caso sta scricchiolando un po' il sistema perché Israele è il centro del nostro sistema fondamentalmente dal punto di vista finanziario. Quindi lì eh, le cose sono molto serie, non è solo questa questione geopolitica ma anche una questione secondo me molto finanziaria. Allora andiamoci a vedere piano piano cosa è successo nell'ultima nell'ultimo periodo notare io l'ho messa a 10 periodi vediamola anche a 20 periodi notare la volatilità che finalmente finalmente non so perché long non è proprio tanto finalmente ma per chi pensa che possa iniziare un processo short abbastanza eh, deciso deciso finalmente la volatilità da non sta iniziando a prendere un, un percorso long. Un percorso long nella volatilità avviene quasi sempre con uno, due, tre long, avviene quasi sempre quando inizia uno storno, se andate a vedere. ok, Quindi qui ha raggiunto dei minimi di periodo, minimi di periodo intendo i minimi di volatilità post pandemia. Ricordiamoci che il post pandemia è una nuova era, cioè, nuova era, cioè, nel senso c'è un accesso di una nuova generazione di traders retail che hanno aumentato Considerevolmente la volatilità negli indici. Noi che facevamo trading prima eravamo, eravamo abituati a qualcosa di completamente diverso. Secondo me, tutto questo è iniziato con una fase degli indici che si sono trasformati da direzionali, quindi capeggiati da eh, investitori e meno da speculatori. Nel 2018, invece è iniziato a prendere sopravvento la parte speculativa, mettendo, in secondo piano, la parte degli investitori che, hanno, che non hanno recitato. Più è una, una, un, un ruolo da protagonisti nel mercato. Infatti, è iniziata la volatilità ad avere anomalie dovute anche all'ingresso di, di una nuova generazione di traders, cioè, quindi di retele e tutto il resto. Cosa succede? Succede che le sparate di direzione improvvise e di aumento di volatilità sono molto speculative, più incentrate sull'idea di andare a prendere i soldi dei retail che si sono, mh, sono aumentati almeno sei volte rispetto al passato e, mh, e quindi a questo punto la volatilità chiaramente aumenta il giorno che questa generazione verrà praticamente sterminata secondo me non ci siamo lontanissimi ritorneremo ad una situazione dove l'investitore prenderà sopravvento degli indici, cosa questa eh, generazione generalmente come viene eh, praticamente annientata, come sempre viene annientata con dei, eh, con, con dei ribassi eh, storici. Praticamente quando ti disinnamori di questo mestiere perché perdi l'infinità di soldi per il semplice fatto che avvengano degli storni importanti che poi piano piano portano a regolare il tutto. Il tutto avviene perché dopo un'impennata di volatilità... Fuori norma, ma comunque al momento ritenuta storicamente di livello. A un certo punto tira una, un ultimo canto del cigno long di volatilità, dove praticamente viene fatto poi il lavoro di pulizia. Questo discorso lo possiamo pensare fattibile anche in questa sede qui, laddove lui volesse fare un importante storno, un importante violento storno, la volatilità eh, nella parte short eh, sul daily richiede anche molta violenza per andare alta, come è successo nel 2020, anche se non produce in termini di punti chissà quale storno, però dal punto di vista dei prodotti che adesso sono in circolazione, su cui i retail confidano, a livello di margini che saltano, basta poco, eh. quindi basta, ci vuole più che altro la violenza la direzione veloce e violenta per andarli a prendere perché vanno a delle leve impensabili e mostruose e quindi a quel punto li vengono completamente disintegrati per via del prodotto più che del movimento in se stesso. Allora, cosa è successo in settimana? In settimana noi avevamo individuato, secondo la tecnica di Ross, un, un primo nuovo trend che ha prodotto un uncino, che ha prodotto fondamentalmente quello che secondo me è un reverso rosso, che noi andremo a vedere, un reverse rosso che pratica la definizione la iniziamo a vedere oggi, è un uncino che, ha, fa, che produce un'uscita molto faticosa. Dal punto di RH, quindi cosa succede? Succede che nel momento che io vedo che questa procedura inizia a diventare non accelerata perché l'uncino deve accelerare il movimento, non lo deve rallentare. Allora, per Ross ci sono presupposti per creare un reverse ROS hook -Okay, che andrebbe messo qua sopra. Questo punto di rottura long potrebbe produrre un'accelerazione e poi dopo tentare di rifare la rottura sotto. O addirittura creare un nuovo, eh, un nuovo eh, trend contrario, un trend in questo caso a rialzo. Noi lunedì ci ritroviamo nell'eventualità di un nuovo trend, perché questo è un ritracciamento. Quindi, se inizio, questo, collego questi due punti, secondo Rossi qui si potrebbe generare un nuovo trend short. Allora c'è un però, c'è un però grosso come una casa che è un problema decisamente importante. Il però è Ricordate nelle slide quando si diceva, sì, la procedura di trend following vale, basta che non ci siano dei movimenti tali da non generare un'inclinazione contraria del trend o che non sia in proced una procedura eh, lineare per quanto riguarda l'inclinazione originaria. Faccio un esempio, se noi lunedì ci ritroviamo che questo Trend qui, questa candela qui produce un nuovo massimo, di modo che io questa candela la devo aggiornare così come trend o generare un nuovo trend in questo caso, è chiaro che questo primo trend, quindi il discorso del trend di lunga durata, per ora è compromesso. Pertanto è importante, già secondo me qui ha delle sue problematiche, delle sue difficoltà, poi tutto va visto all'apertura sulla base della notizia di questo fine settimana, cosa può produrre in questo senso. Eh, perché se produce chiaramente uno short a rompere questa fascia di minimi, si genera un altro tipo di segnale che andiamo a vedere che è questo qua. Noi abbiamo visto la creazione di una congestione daily, abbiamo visto una prima uscita della congestione daily, quindi qua è prima uscita, quindi vediamo sostanzialmente un tentativo di riattraversamento long della congestione daily. E la musing bar è questa, quindi quella piccola, il riattraversamento long. Guarda caso, coinciderebbe con il reverse rosso e perché la candela di massimo di questa congestione è questa rossa. Che io lì per lì pensavo come cane da guardia su una procedura short. Ma quello che ha generato venerdì può aver negato il tutto, può, e secondo me, c'è un forse grosso come una casa. Di fronte a degli immediati. Eh, ritracciamenti non molto elaborati, io tutte le volte mi domando se la procedura che sta facendo Long è per avere un prezzo, guadagnare un prezzo migliore possibile perché dopo deve fare uno short, cioè deve vendere a mani basse. Ora, con quello che sta succedendo questo weekend, comincia a avere l'idea che i punti che ha fatto. So che Nasdaq addirittura ne ha fatti 500 Long di corsa tutto venerdì senza guardarsi un attimo indietro, potrebbe essere dovuto dal fatto che qualcuno fondamentalmente poteva sapere e quindi dice qui andiamoci a cercare il prezzo più alto possibile perché ci sta che dobbiamo tirare la catena di lunedì o nel weekend il che può essere nelle cose graficamente se non fossimo contagiati da quello che stiamo vivendo eh, a livello eh, di notizie e tutto il resto graficamente io mi fiderei poco di questa rottura a short per un semplice motivo perché L'evento significativo che è generato da questo gap, quindi lo scriviamo gap uguale evento significativo, che tra l'altro è anche un evento significativo anche per direzione del movimento, oltre al gap, perché la direzione è abbastanza importante. È un evento significativo perché questo movimento tende a rompere il minimo di un range. Quindi ha tutte le caratteristiche di un evento significativo, sappiamo che nella stragrande maggioranza dei casi, alla fine produce un'area di consolidamento, normalmente dalle 15 alle 20 candele, che può dopo essere proprio ideutica per continuare il movimento, addirittura proprio deutica per invertirlo. In questo caso, cosa deve andare a individuare come primo indizio per dire OK, probabilmente dopo questo evento significativo, sta producendo un consolidamento? La prima leg. Allora la prima leg, sappiamo che per definizione è costruita. Da meno tre candele in direzione contraria dopo l'evento significativo, la prima leg ce l'ho, quindi questa è la leg, che è un indizio, è un indizio che qualcosa a livello di ritracciamento può avvenire, di consolidamento, scusate. Dopo la prima leg ho bisogno della seconda informazione, vedere se il range che andrà a creare, il consolidamento che andrà a creare e noi sappiamo Ora che usciamo un po' dalle definizioni di Rossi, che Rossi parla solo di 3D Range, e noi invece li, lo aggiorniamo con tutta un'altra serie di informazioni antichissime, sempre arcaiche, eh, mm, che abbiamo sull'analisi tecnica, che è quella della costruzione di tre tipologie di consolidamento: uno, una bandierina di continuazione del movimento, una è una controbandierina, quindi la generazione di frequenti minimi ravvicinati, come se dovesse proseguire. In questo modo qui dovesse proseguire la parte short e, per, e poi la vedremo a quattro ore. L'ha fatta fondamentalmente per poi ribaltarla improvvisamente perché sta generando fondamentalmente degli ordini sopra o la 3 di range è piatta a swing, cioè praticamente un range con un massimo e un minimo che inizierà a fare degli swing di un certo tipo. Allora, in questo caso, pare più. Ideale è il discorso della 3D range. Allora, intanto cosa dobbiamo individuare nella legge? Dobbiamo individuare quello che potrebbe diventare il centro verticale di una futura 3D range di 20 candele. In questo caso la candela del 28 settembre, quella di mezzo, pare avere questa caratteristica. Quindi 3, 3, 6, 7. Per ora non posso stabilire, non posso definire che è 3D range perché. Perché non ho 10 candele dopo quella che è l'ipotetico centro verticale. Allora, in questo caso, qui devo contare quante candele mi rimangono per capire se questo diventa 3D range. Senza andare a fare niente di particolare. Perché ho il sospetto, visto che ho un indizio, che questa cosa possa portare per un certo tot di giorni da nessuna parte. E qualsiasi estensione che fa potrebbe essere. Sì, visibilmente una figata, ma potrebbe durare come un gatto sull'aurelia quindi potrei avere un problema di rimanere ingabbiato, cosa che le 3D Range hanno proprio la funzione di ingabbiare gente che pensa che diventa long tutta all'improvviso, pensa che continui short tutta all'improvviso. Quindi qual è il giorno in cui io posso stabilire, visto che queste sono sette candele che queste 3D Range è mercoledì andando a vedere la chiusura. Quindi se la chiusura di mercoledì, quindi ce lo segniamo Chiusura, eh? quindi non mercoledì mattina, mercoledì in chiusura, chiusura cash, verificare. Quindi questa è la prima cosa che ci mettiamo in agenda. Quindi, fino a mercoledì per me si sospende qualsiasi attività di multiday e rimane esclusivamente un'attività di intraday, anche molto scalping, giusto? Che chiusura devo verificare mercoledì? Per ora, se la 3D range mantiene questo range, la chiusura deve essere fra il primo massimo, quindi 4332, e il minimo che ha fatto, quindi 4215. Quindi, se io mercoledì, anche se lui fa delle uscite sotto, sopra, probabilmente ci sarà un'uscita short lunedì mattina, eccetera, eccetera, dovuta al fatto che replicherà più o meno quello che sta succedendo nel weekend e quello che sta succedendo sulla borsa seriana laddove lui dovesse fare un'uscita, ma a mercoledì me la chiude qui nel mezzo, indipendentemente da quello che fa nel frattempo, io stabilisco che ho una trade range. poi dopo inizia ad aggiornare i massimi e i minimi che ha fatto nel frattempo in questo senso ora, non abbiamo ancora definito quindi che è una trade range. cos'è? Allora, tecnicamente abbiamo di fronte anche l'eventualità di un bruttissimo, per come la vedo io, 1, 2, 3 long, che è questo qua. Ricordatevi che dentro le 3D range e eventuali futuri di 1, 2, 3 ne vedremo tanti e tanti failure, con la famosa candela sola. Non mi piace, non mi piace perché l'uscita del punto 3 è molto ravvicinata all'uscita del punto 2. E poi sapete che l'1, 2 3 sono movimenti in cui le mani forti intrappolano gli short con un movimento violento che crea il punto 3 e poi creano un movimento direzionale prima di un uncino, volto praticamente ad usare il loro stop loss in questo senso. In questo caso, se ciò è stato fatto, per me è già avvenuto. Cosa vuol dire? Che sicuramente possiamo vedere anche una rottura del punto 2 long, però candela lunga e candela scema io praticamente rischio di avere un altro ingabbiamento e quindi l'indizio da 3D range risulta ancora più probabile quali sono le altre due cose che mi danno un indizio di una probabile 3D range ripeto con eventuali visto che sono sotto notizia uscite importanti da una parte ma poi ai fini di ingabbiamento sono due doji quando io inizio a vedere nell'arco di 7-8 candele due doji daily una e una a due, generalmente ricordiamoci che si parla sempre per probabilità eh, importanti rispetto alla media. Normalmente, la mano forte che mi sta ha preso chiodi e martello, sta praticamente attaccando cartelli in tutti i posti tu dove possa trovarti e dire: 'Sì, guarda, io mi fermo qua per un po'. Vai dietro le tue opinioni, eh? ma io mi fermo qua per un po'. Perché ho, ho delle idee diverse da quelle che ti puoi pensare adesso. Che se coincidono a quelle che pensi adesso, è letteralmente un colpo di culo. Perché lui praticamente sta lavorando, creando con, loro, con i suoi contratti il mantenimento di una fascia di prezzo che può essere proprio deutica nel futuro. Non si sa bene per cosa e lo sapremo solo vivendo in questo senso. Il tutto. Replicando probabilmente anche l'utilizzo eh, di questo cluster, il fatto di aver chiuso un gap che era un problema di una certa rilevanza, e aver usato questi due punti momentaneamente come supporto. Momentaneamente va visto cosa succede questa settimana, va visto come chiude mercoledì, va visto tutta una serie di ragioni. Quello che sta succedendo a me piace, mi piace perché sapete che io avevo mh, fastidio in questo inizio short per un motivo dal punto di vista tecnico. Allora, il motivo dal punto di vista tecnico è che è molto più visibile con il DAX perché il DAX ha una trading range daily più completa, cioè iniziata prima rispetto a questo. E il mio problema è questo: che qui ho un evento significativo settimanale, questo è settimanale, e da questa candela qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, io ho timore che costruisca una nuova 3D range weekly. Quindi, oltre al fatto di verificare mercoledì se ho una 3D range daily, io mi devo andare a guardare la chiusura che farà venerdì. Per capire se è addirittura una 3D range weekly, se è una 3D range weekly, signori miei, siamo in una bandierina. O risolvi questi ordini subito con uno swing long, accelerando e prendendosi questi ordini per poi uscire short dopo da questa 3D range, oppure, oppure qualcosina qualche problemino non torna. Cosa c'è da fare in questa 3D Range Wiki? Se la fa, ricordiamoci che può non farla, eh? venerdì ci possiamo ritrovare un minimo, a questo punto deve essere un minimo, eh? perché deve chiudere qua sotto, o un massimo deve chiudere qua sopra, cosa può produrre? Ma per me può produrre finalmente quello che serve per andare a dirci che cavolo vuol fare di questa trend Line Long. Settimana la vogliamo rompere short, ok? La rompiamo short facendo questa curva qua, va bene. Allora a questo punto qua, in questa fascia qui, mi devi fare una ventina di candele. Paradossalmente questa cosa ci spinge tranquillamente, serenamente, se questa diventa 3D range questa settimana, ci spinge tranquillamente a fine novembre, se non inizio di dicembre. Per cui occhio, occhio a dare delle definizioni che tutto è compiuto, che qui inizia lo short, che le notizie sono per lo short. Ricordiamoci, sono notizie di guerra, ricordiamoci che la finanza per il 35% guadagna con le guerre, per il 35% guadagna con i farmaci, per l'altro restante per cento guadagna con il problema ecologico. Quindi non è scritto un cielo che una crisi geopolitica per la finanza faccia tanto schifo. Eh? Ok? Quindi stiamo attenti a cosa dicono i grafici in questo senso. È chiaro, la notizia l'abbiamo visto anche cosa è successo venerdì. La notizia viene usata perché? Perché il retail pensa che con la notizia le cose prendono un verso. Viene usata per dare tutta una serie di indicazioni di un certo tipo, vado short, poi in gabbio e eh, quei contratti che la notizia mi dà li, li uso long. Se lui sta accumulando. In, in, in visione della 3D Range settimanale Swig Long, eh? lui questa storia di questo weekend israeliano la usa per fare una catena rossa su cui compra l'impossibile. Perché la notizia crea volumi, crea il retail che dice short, ah, cioè, ecco quella notizia che doveva essere short e diventa short e tutto, ma in questo short lui praticamente non fa nient'altro, forse, che testare. Una trend line rotta un'ora long e a quattro ore è molto più bella su una controbandierina che ha bisogno di un altro minimo. Guardate i minimi ripetuti a quattro ore in controbandierina. Prima sparata long, io praticamente vado a rompere la trend line. Questa trend line è ripidissima, quindi il suo test in virtù long addirittura può produrre un minimo di una certa rilevanza e guarda caso il prezzo medio che noi sul mensile abbiamo sempre detto che lui porterà avanti come il pallone in tribuna di 4.150 pare, pare essere utile perché a 4.150 lui ha sempre fatto due cose dato che il range che da gennaio 2022 ci sta creando in questa 3D range mensile lo ha comprato o ha venduto se veniva da sotto vendeva se veniva da sopra comprava poi dopo ha avuto tutta una serie di estensioni perché hanno creato il range ma siccome nel mensile noi stiamo dicendo che questa range probabilmente diventa un triangolo perché riduce la volatilità e tende a stringersi perché no usare 3.000 4.150 come minimo definitivo testing di questa trend line Usare la notizia che sta facendo fare uno short di oltre 7% in Israele e rimbalzare per generare finalmente un movimento long. E allora a questo punto, se ciò succedesse entro mercoledì e mi riporta il daily in zona sopra questo minimo, detto, questo minimo abbiamo detto quindi sopra 4215, stabilisco intanto una 3 trade range daily e se mi riporta poi il weekly. In questa zona, qui sopra, questo minimo qui, e siamo sempre intorno ai 4.200. Dopo una passeggiata col cane, intorno a 4.150, o roba del genere. E venerdì mi chiude qua dentro e mi dice: Oh, c'è una 3D range weekly? Eh? Quindi ho otto giorni daily da vedere da lunedì della prossima settimana, no, di questa settimana dopo, e ho dieci settimane di 3D range con una spike short che non ha fatto nient'altro che aumentare il range sotto e se la replica sopra, qui si parla di arrivare addirittura a delle cifre e a dei prezzi che non abbiamo manco l'idea di vedere. Cosa sta succedendo dal punto di vista retail? Dal punto di vista retail, come è giusto e come si vede dai grafici, è inevitabile, è stato, sono state due settimane dove i retail finalmente, dopo un anno e mezzo, si sono convertiti da essere short e sono entrati long, sense, come se non ci fosse un domani. Questa moda di entrare long si è esaurita poi venerdì mattina, perché venerdì mattina a un certo punto, di fronte alle, a, 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 alla discesa che poi è stata accelerata venerdì alle, alle 14.30, grazie al dato che è positivo per investing, ma secondo me negativo per chi è un'azienda, cioè che praticamente il lavoro inizia a costare tanto. Questo, questo qui ha tirato giù una catena e da lì praticamente, oltre a stoppare i long che erano entrati fiduciosamente per un rimbalzo nell'ultima settimana, ha tirato tanti shorter che hanno fatto il loro dovere. Con i loro contratti, i loro stop loss con leva una 100, una 50, si sono praticamente disintegrati tutto venerdì, mediando sui massimi, hanno fatto tutti i colori venerdì. venerdì. Ora, se si riconverte in short la popolazione e questo ragazzo è riuscita a rifare un'altra opera d'arte è riuscita a fare un'altra opera d'arte ha scannato gli shorter sui massimi dicendo che devo fare un altro prezzo per ricomprare un pochino meglio sotto cosa uso? uso tanti shorter che erano al 60-70% consapevoli di questo shock li vado a stoppare i contratti che vanno loro in vendita in acquisto eh, per lo stop e loss praticamente, genererà tutta una serie poi e di contratti a cui, su cui io vendo perché io praticamente ho liquidato tante posizioni questa parte qui. poi a un certo punto dico ok vicino a 4150 forse ripeto forse va capito fra mercoledì e venerdì rigenero un altro acquisto perché il mio obiettivo è quello di fare eh, come si dice di fare range non di prendere una direzione dal gennaio 2022 e ancora nessuno l'ha capito e quindi praticamente ora loro mi venderanno dei contratti addosso e io cercherò di comprare in massa su di loro questo comportamento lo vedremo fra lunedì e martedì e mercoledì perché a seconda di come si muove il grafico ce lo fa sapere in questo senso, però io ripeto, mi estra estraneo da tutto quello che succede intorno e come sempre stato il metodo affidabile guardo senza opinione il grafico e in questo grafico senza opinione mi dice sì, probabilmente vedrai una Candela rossa di una certa dimensione lunedì, probabilmente non si sa, perché dipende se questi al suolo a gaza entro stasera la, il premio è finito. E vedrà una candela rossa eh, lunedì di una certa dimensione. Occhio, guardatela bene, non ci fare trading sopra perché potrebbe essere utile per altri scenari successivi. Per cosa me lo fanno pensare? Le due dogi, la 3D range in costruzione giornaliera con un indizio, la 3D range in costruzione settimanale con un, più di un indizio. Quindi dovrò stare attento a questo. Questo è l'americano, ma quello che sta succedendo laggiù è un'altra. Praticamente. Cioè, è è in mente quando metti i chiodi sulle bare, sulla su bara da morto. Ecco, quello di Israele è l'ultimo chiodo sulla fine dell'Europa. Quindi, vediamo invece il DAX come la prenderà questa storia qui. Perché il Dax, ragazzi, è invece un indice che sta serenamente dicendo. Cari miei, io prima o poi dovrò scontare tutto quel casino che sta succedendo in Europa, perché praticamente la regione è globale a questo punto, perché sta rinascendo anche l'Africa, che sta prendendo bot destra e sinistra, tutta questa storia e l'Europa. Prima o poi, e soprattutto la Germania, prima o poi il DAX ce lo farà sapere che l'ha capita, questa storia. Allora, come è messo il DAX? E il DAX è messo invece in maniera completamente diversa dall'SQ. Il DAX sta partendo da massimi assoluti in una 3D range mensile che ha anche l'SP, però il suo prezzo medio della 3D range è lontano a luce che è intorno ai 14.000. Sembra quasi sostenuto a forza con delle bretelle sul prezzo più alti, chissà per quale motivo. Andiamoci a vedere il settimanale come si è comportato. Il settimanale ancora non è maturo perché noi sappiamo che sul settimanale abbiamo una 3D range già vista più volte. Ragazzi, basta prendere la prima legge. Eh? O leggersi anche le slide eh, perché sono scritte per un motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Non è ancora la prima uscita. Quindi io da questa settimana sul DAX ho un minimo di di range che recita ed è un dato.

Ok, come ci si comporta qua? Io mi comporto così, la prima uscita gliela faccio fare sereno, beato, può essere anche di 14.000 punti d'axe ad azzerare, non voglio fare quel trade. Aspetto il test dopo la prima uscita, se short, prima uscita, aspetto il test, vedo cosa produce quel test lì, dopo quel test lì, decido se andare a prendermi la parte long di uscita o la parte short, andandolo anche a guardare a livello daily vedere cosa produce perché sono dei tipi di trade che vanno poi presi in anticipazione fra virgolette cioè con dei segnali su un time frame inferiore in questo senso quindi se lui mi fa adesso la prima uscita short addirittura lunedì mattina perché alle 9 dax probabilmente la piglia la notizia giusto e mi va a fare la prima uscita addirittura col gap sarebbe fantastico weekly che sarebbe praticamente uno? Per dirmi non andare sciolto su questa storia perché non fa parte delle nostre regole. Due sarebbe una prima uscita che potrebbe vedere invece nel test un punto di riferimento che è il gap, oltre al minima 3D range, per andare poi a vedere cosa combina in questo senso. E allora, in questo caso, sul DAX, le fragole, da questa settimana iniziano a maturare parecchio, iniziano a maturare parecchio. Quindi. Se combiniamo tutti e due i discorsi, America ed Europa, pare, e io, io sottolineo, pare grosso come una casa, eh, che tutto quello che da un anno e mezzo vada a rompere le scatole alla gente e a dire, signori, qui ci sarà... Avete eh, in mente quando parlano del disaccoppiamento Cina-Occidente? No, 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 no. Ragazzi, il disaccoppiamento è USA-Europa. Qui ci sarà un disoccupamento degli indici, la spazzatura è completamente scaricata su Berlino e Bruxelles, l'SP dovrà sicuramente farsi lo swing short, ma il colpevole ritardo dell'SP nel costruire tutto ciò che serve per dire mollo gli ormeggi è, secondo me, invece indice del fatto che da quest'anno in poi... Per il futuro dei prossimi 5 o 10 anni, gli Stati Uniti andranno per una strada e l'Europa andrà per un'altra strada. C'abbiamo un precedente che ci può far dire che è possibile tutto questo nelle cosiddette economie progredite. Un precedente ce l'abbiamo ed è un precedente abbastanza. Interessante perché, come è possibile in un mercato globale finanziario che a un certo punto un indice prenderà una strada che può essere una strada la infinitamente laterale e invece l'Europa può prendere una strada di crollo dei prezzi e quindi di, eh, di problemi, non è mai successo nella storia. Soprattutto, cioè, eh, tranne casi singoli, fallimenti come può essere la Grecia. Giusto, ma voglio dire, non è mai successo nella storia, non è mai successo che un indice fa uno shortone, si pianta sull'o short e non recupera, non è mai successo nella storia. Ragazzi, stiamo parlando di una delle più grosse delle dieci potenze mondiali. Eh. Almeno a loro dire, in questa è stata addirittura era anche la, la locomotiva d'Europa. Ma guardiamo sul mensile: Beh. può succedere che un indice muore e basta? Sì, può succedere, e che si disaccoppi completamente dal resto degli indici nazionali, certo, l'Italia. È un precedente. Guardiamolo invece che a livello nazionale, a livello, fra virgolette, continentale. Può succedere che l'Europa si disaccoppi agli indici americani? Uh, certo. E non recuperi più? Assolutamente sì. Perché abbiamo un precedente. Che può succedere? Perché se quell'entità, come è stato per l'Italia nel 2011... Dopo il 2008, entra in stato di amministrazione controllata, quindi senza speranze per il futuro, pare che sia un copia incolla, ma incollata anche male, della situazione europea, soprattutto con Germania in testa, di quello che possiamo pensare per i prossimi anni. Quindi inizia a spiegarmi il fatto per cui il DAX. A differenza degli americani, ha voluto a tutti i costi rifarsi i massimo assoluti nel 2023, in un processo, secondo me, di definitiva distribuzione e trasferimento degli asset finanziari su altre cose, fuori dall'Europa. Dove? Probabilmente in America, anche perché pagano un tasso di interesse più alto, probabilmente anche altrove. Quale può essere il motivo di tutto questo? Ma ragazzi, non sto raccontando solo una cosa finanziaria grafica, sto raccontando quello che sta realmente succedendo a tutto il comparto industriale europeo. Se st ne stanno andando, o in Cina, o negli Stati Uniti. Per cui voi pensate che la finanza non sconterà questo tipo di discorso? Come sc ha scontato per l'Italia il fatto che a un certo punto l'Italia praticamente si è trasferita all'estero, chi in Olanda, chi altrove, e le attività praticamente sono scappate dal 2011 in poi? I grafici borsistici poi te la raccontano la storia con estremo ritardo, ma ti danno degli indizi prima che vanno osservati con estrema attenzione. Quindi, attenzione bene perché il DAX, dal punto di vista del comportamento, anche se può fare tranquillamente nuovamente 16.000, 3, non sto dicendo che questo non è possibile, anzi, sarebbe proprio adeutico. però, sta dicendo che qui l'epoca è finita è che piano piano quello che è stato venduto sui massimi reiterati in maniera quasi inspiegabile sugli indici europei, compresa anche il fuzio inglese, è stato tranquillamente venduto qua e comprato altrove, tipo Stati Uniti d'America. E questo va monitorato, anche sull'onda sull di quelle che sono praticamente chi ha delle attività eh, di investimento di diversa natura su determinati prodotti di, di diritto europeo, di farsi un attimo un ragionamento, secondo me, perché questo è già un messaggio dato all'inizio del 2021, ma pare abbastanza chiaro o oh, in via di chiarificazione in questo periodo qui. Quindi, cosa ci possiamo aspettare dal DAX? Eh, il DAX, ragazzi, l'abbiamo detto questa settimana decide una Trading Range Weekly la settimana prossima a questo punto avendo una situazione grafica completamente più accattivante per il trend following il fatto che lui possa fare una trading range weekly confermata e la uscita short potrebbe darci la possibilità di rifare un'altra volta quello che abbiamo fatto settimana scorsa che ci ha dato 170 punti che è quello dell'ingresso sulle rotture dei minimi nella tecnica di trend following che ci siamo studiati c'è una domanda finale su tutto questo scenario. Quale può essere il problema più grosso che l'Europa può avere nel caso in cui, essendo esportatrice al 70%, dovesse succedere tutto questo? L'euroforte. Perché a noi, a differenza di queste che secondo me, devono rileggersi un attimo in, qualche, in economia, qualche cosa, a noi l'euroforte è praticamente la fucilata nella tempia per farci fuori definitivamente, perché noi siamo un paese completamente esportatore. Siamo manifatturieri, esportiamo. E i nostri mercati erano erano, non so se continuano ad essere, mercati al di fuori dell'euro che ci davano la possibilità prima di lavorare con costi competitivi di natura energetica, e quindi l'euro poteva essere serenamente, serenamente de forte, perché alla fine noi praticamente avevamo un vantaggio competitivo perché quello che producevamo costava un terzo di quello che costava gli altri, grazie alle risorse che arrivavano dalla Russia e compagna cantante. Adesso questa cosa non c'è più e se c'è, costa quattro volte, allora noi abbiamo bisogno di usare la moneta, indebolirla, perché così con l'esportazione riusciamo a pareggiare o perlomeno ci avviciniamo a quella perdita di competitività enorme che abbiamo per i costi energetici e per tutto il resto. Ci serve un euro. Con... Non debole, di più che debole, ci serve a 0,80, ci serve a 0,70. Però purtroppo lui pare non avere la stessa opinione. L'opinione che pare avere lui è che se questo 1, 2, 3 lo porta a termine, lui invia a fare tutti questi ordini. Perché a me questa storia qui mi dà la sensazione di essere un discreto trampolino di lancio. Gli ordini sotto pare che l'abbia fatti tutti e probabilmente questa fase qui, che può diventare una 3D range con un primo, un, due, tre, probabilmente failure o di poca, eh, di, di, mh, cioè, eh, non di quelli che prenderei io per capirsi. Anche qui abbiamo un indizio, un indizio che andrà verificato questa settimana. Se questa 3D range con questa prima candela di mezzo diventerà 3, 3, 6, 1,7, guarda caso mercoledì, efficace a tutta l'area di essere accumulativa, a tutta l'area di essere accumulativa, che questi ordini a lui piaceranno tantissimo in questo senso. E quindi andremo a vedere cosa succederà nel frattempo anche su questa moneta, che sarebbe praticamente l'ultima bara, l'ultimo chiodo sulla bara dell'Europa non vi sto a raccontare cos'è questa cosa qui perché veramente è quasi inguardabile settimanalmente questa storia qui, praticamente il discorso del dollaro forte è sicuramente stato un episodio importante ma potrebbe, potrebbe, io metto sempre il condizionale perché non si sa mai con questi qua che idee hanno, poi alla dopo te lo dicano potrebbe essere invece quello di acquistare l'euro al prezzo migliore e vendere il dollaro al prezzo migliore quindi andiamo a vedere cosa succederà sul weekly c'è il punto di arrivo di tutta la storia questa doji qua il fatto che questa doji qua è stata leggermente sotto ma sta tenendo botta con un'altra doji l'idea che qui per il momento ci si ferma c'è può fare lo spoof short che ci serve in una bandierina sempre 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 tipo qua vedi spoof short un bello spoof short perché ci vuole un'ingabbiata generale e poi vedere finalmente un segnale a fine 3D range, se questo è diventato di range daily, eh, di un certo livello. Quindi anche qui si parla di un paio di settimane, da vedere un attimo come si comporta. Noi sappiamo che il Forex adesso lo stiamo seguendo con un metodo particolare, che è, vi darò anche un risultato adesso a fine video, perché ho fatto l'analisi anche del metodo basandomi su una. Su, eh, non reinventando la ruota, come si dice, che non si fa su un metodo ormai collaudato da Rosse decenni fa, ma basandomi su consigli anche su di vedere, guarda, valutalo bene il Forex. Se non ti dà quei 30 pips a botta, cerca di fare il target un po' prima. E ho provato a fare questa simulazione, mi ci ha voluto un po', però sono arrivato a una quadra. Io la chiuderei sul discorso dei grafici così. E vi dico qual è stata la simulazione che ho fatto. Allora, noi siamo praticamente qua al esimo trade e abbiamo un guadagno dal 18 settembre di 448 pips. Questo è acquisito sull'utilizzo della regola 25 più 5 pips di eh, incasso, che sarebbero i 30, però ci mettiamo anche i 5 di, di margine che abbiamo di ingresso, quindi a 25 pips dal punto di ingresso prendiamo il primo profit, e poi l'altro contratto lo facciamo secondo le regole, seguire a secondo degli stop, però sappiamo che tanti sono stop, sappiamo che questa cosa ci ha generato 448 pips. Io nel frattempo però mi ero segnato da una parte, sul trade che abbiamo fatto, la parte dei trade che avevano visto come guadagno momentaneo qualcosa di decisamente superiore ai 10-15 pips provvisorio rispetto a quello che poi è stato l'esito del trade in questione. E sono andato a simulare, se avessi chiuso il primo contratto, invece che al 25 pips, aspettando 25 pips, a simularlo e chiuderlo a 15. E ho ottenuto questo risultato qui. È una cosa che è ancora in costruzione, che sappiamo che scade il 18 ottobre questo esperimento, perché è un mese esatto. I pips che avrei ottenuto sarebbero stati 380 contro 448. Meno stop loss. Quasi il 30% delle stop loss che abbiamo preso anche con pochi pips perché avevamo chiuso un gain prima, sarebbero stati gain e target. Quindi in questa cosa qui avrei dovuto scrivere più volte: target target, invece che stop di tempo, stop classico e tutto il resto. E come mai succede questo? Che pur avendo meno stop loss, pur prendendo i soldi, prima ottengo meno pips. Perché visivamente, superficialmente, l'idea che lui non faccia mai quel target mi, mi, mi pone quasi il dubbio di dire: Madonna, quante volte ho visto invece vedere quel guadagno che poi dopo mi ha dato stop anche di guadagno, ma molto inferiore o addirittura è stop negativo, non tantissimo, però alla fine qui. Se io avessi il target prima incasserei di più e guadagnerei di più. E purtroppo il File ci sta dicendo l'esatto contrario. Se avessi usato quel metodo lì, avrei 60 pips lasciato sul terreno su 440, quindi sta parlando più del 10%. Eh? Dove sta il problema? Il problema sta che questo metodo non è studiato sul gain a prescindere misuratore del risultato che è per le persone che praticamente vogliono solo prendere riferimento a quel dato e grazie a Dio la natura, il mondo e l'universo lo ritengono invece il dato peggiore da analizzare perché? perché riserva la vera analisi a quel 5% che guadagna tantissimo perché l'altro 95% che si fossilizza sul risultato ce li dà prima o poi in parte o tutti quello che sta dicendo questa voce qua è un, è, un, è, cioè è un messaggio che poi fa parte della natura del tempo. È sempre stato così. Questo metodo non serve per cercare di guadagnare abitamente di più o per avere più gains di loss possibili. Questo metodo serve per essere lì dentro, al sicuro, nel momento in cui lui spara. Perché quella parte lì è quell'evento non prevedibile, non quantificabile, che mi copre e mi rende profittevole tutto il resto che ho faticosamente dovuto stoppare, guadagnare quel poco, eccetera, eccetera, in un certo senso. E l'unico modo per essere lì dentro è seguire quel metodo, quando avviene, senza forzarlo senza reinventarlo, senza cercare di metterci del mio perché io sono quello che nel 2023 ha capito che può funzionare meglio. E lui poi ti paga nel tempo in maniera maggiore, perché ti mette a dura prova anche la tua pazienza, perché noi abbiamo passato una settimana a vedere 5, 10, 15 pip un giorno, al giorno per poi vederne 80 in un giorno, che hanno fatto poi la media. Questo metodo qui, il grafico lo dimostra, non ha intenzione che tu prenda il massimo possibile da queste fasi qui, ha intenzione che tu sia dentro qua. Ecco cosa ti fa fare questo metodo ed è questo il concetto, ti fa essere lì dentro cercando più possibile di non mettere a rischio la tua stabilità finanziaria. Non è che io sto pubblicizzando il metodo, io sto pubblicizzando l'approccio al metodo. Cioè qui la scala di valori è completamente invertita rispetto a quella del trader classico. Prima si guarda quanto perdo, poi si guarda come perdo, poi si guarda quante volte perdo e se le quante volte perdo mi producono perdita o redditività. Una volta visto che ho redditività, alla fine se non ho voglia, e se per me è importante saperlo per autostima, guardo quanto ho guadagnato. In termini assoluti, ah cazzo, ma mi ha fatto fare 440 pips, non me lo sarei mai aspettato. Sì, ma non è quello il problema. Il problema è che ti li fa fare sempre qualche pips in più rispetto a prima, e se perdi, perdi sempre qualcosa che non è inferiore a quanto avevi prima. Quindi, se io parto da un presupposto così ribaltato, allora un metodo riesco a studiarlo nella maniera idonea. Se invece parto da un presupposto di dire, ah, ma questo io avevo, su, avevo guadagnato entro, il, entro la giornata totte, giusto? Tutte queste fasi qui sono fasi dolorose perché uno dice, cavolo, l'avevo visto. C'è stato un periodo veramente allucinante dove non si vedeva, ma a parte no, è abbastanza regolare, però dove non si riusciva a vedere un gene di una certa... Ah, questo qua è stato. Fino a che a un certo punto 25, 23 e 29. Mentre, cavolo. nei momenti in cui il mercato, è ovvio, il mercato non è scritto su una tavola di Mosè dove dici deve per forza darti il risultato. No, ci sono delle fasi in cui il mercato funziona e delle fasi in cui non funziona. Questo metodo qui, e tutti quelli che uno, un buon trader, deve avere nel, nel futuro, è che non faccia guadagnare quando il mercato funziona, che non faccia perdere quando non funziona. E in queste fasi di non funzionamento... Uno dice: Ah, guarda, che figata questa. Tutti andrebbero a vedere questa cosa qui. Ah, per me invece la figata è qua. È qua. Perché su questo metodo qui c'è scritto: Tranquillo, seguilo, monitoralo ogni tanto. Non esitare perché non si muore. Non fallo perché guadagni 400 pips. mettilo lo stop loss, non st stai tranquillo, lo stop loss fatto così, studiato così, è un modo per cui tu rimanga tranquillamente, serenamente in piedi. Poi se non hai guadagnato quel giorno, amen, il mercato non era pronto, perché non sei tu che decidi quando il mercato è pronto, lo decide lui. Ok? Quindi questo è il messaggio che ci sta dando. Il 18 settembre, se sì, il 18 ottobre però faremo, una eh, finale valutazione del discorso. Ora chiudo la registrazione perché è abbastanza lunga e poi mi prendo una pausetta di tre minuti e darò spazio alle domande.